Sull'antisemitismo noi abbiamo presentato degli emendamenti chiedendo che si fosse più chiari per esempio, chiedendo che si potesse citare il diritto di Israele a esistere e non furono approvati per calcolo politico poi per questo noi ci astenemmo sulla commissione e fummo noi diciamo tacciati di antisemitismo. No? Però poi i nodi vengono al pettine e quindi forse una valutazione, una riflessione seria su il fatto che delle volte si è messa un po' la testa sotto la sabbia vale la pena di farlo. Dopodiché quello che noi abbiamo fatto in questo momento, intanto come sa, eh, anzi le, 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 le do una notizia perché lei sa che eh, il prefetto Pecoraro si è dimesso per ragioni personali dal suo incarico che riguarda questa materia e noi siamo in procinto di nominare il generale Angelo Santo che è già stato capo del ROS, insomma una persona generale molto autorevole a occuparsi di questa materia. Sul piano della sicurezza, come lei sa, abbiamo lavorato da subito con il ministro Piantedosi, che ringrazio per questo lavoro, soprattutto per mettere in sicurezza le nostre luoghi sensibili, le nostre comunità ebraiche in Italia, ma dopodiché io penso che bisogna lavorare sul piano culturale. E forse la cosa più intelligente che possiamo fare, soprattutto verso le giovani generazioni, e far conoscere cosa sia Israele no? quando ero ministro del, della gioventù noi abbiamo attivato il servizio civile in Israele e secondo me è una di quelle chiaramente non è questo il momento eh, però è una di quelle iniziative che possono aiutare a conoscere meglio una realtà che secondo me molto spesso è, 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 è vittima di stereotipi no? c'è un racconto che io vedo molto diverso dalla realtà che conosco e forse aiutare più giovani a conoscere quella realtà può aiutare a combattere anche culturalmente, che poi è il tema principale, il fenomeno eh, tragico dell'antisemitismo. Eh, grazie. Vincenzo Miglieta a Radio Coro il Sole 24 ore. Presidente, buongiorno, buon anno. Buongiorno. Torno ai temi economici. Lei ad inizio della conferenza stampa di oggi ha detto che sul fronte delle risorse il governo ha fatto e farà salti mortali nel trovare le risorse. Allora eh, introduco il tema delle privatizzazioni, nei eh, documenti programmatici di bilancio eh, leggiamo che si prevedono incassi di 20 miliardi nel triennio, lo stesso Ministro dell'Economia Giorgetti in un'intervista al Sole 24 ore eh, recente ha parlato di un punto percentuale di PIL proprio nel triennio. E Giorgetti stesso in tema di privatizzazioni non ha escluso quotazioni sul mercato di ferrovie, di railway, anche di un'ulteriore tranche di poste e poi come lei sa bene c'è da finire il dossier di Monte dei Paschi di Siena iniziato a fine novembre. Allora la mia domanda è questa, molto rapida, se nel 2024 ci dobbiamo attendere novità per queste aziende che ho citato e se sì, se prevedete di fare delle operazioni a vantaggio dei piccoli risparmiatori che comunque in passato hanno mostrato di apprezzare decisamente il collocamento di azioni di società pubbliche o se invece vi rivolgerete come è stato fatto recentemente per MPS agli investitori istituzionali. Grazie. Grazie a lei. Dunque, intanto come lei ha ricordato nella Nadef noi abbiamo stabilito l'obiettivo di 20 miliardi di privatizzazioni nel triennio 24-26, vuol dire in buona sostanza un punto di pili in tre anni. Eh, voglio però anche dirle che l'impostazione mia e di questo governo in tema di privatizzazione è lontana anni luce da quello che delle volte abbiamo visto accadere in passato, dove per privatizzazioni si intendevano regali miliardari a eh, diciamo fortunati imprenditori ben inseriti. Non è questa la mia idea di cosa eh, si intenda per privatizzazione. La mia idea di cosa si intende per privatizzazione è ridurre la presenza dello Stato dove la presenza dello Stato non è necessaria eh, e diciamo, riaffermare la presenza dello Stato dove invece la presenza dello Stato è necessaria. E questo chiaramente può, eh, riguarda sicuramente il tema della riduzione delle quote di partecipazione statale che non riduce controllo pubblico e questo potrebbe ad esempio essere il caso di poste, così come eh, io penso che ci sia la possibilità di far entrare i privati in quote minoritarie di società che oggi sono interamente sotto controllo pubblico e questo è il caso di ferrovie, ma sulla tempistica, soprattutto sulla vicenda di ferrovie, lei sa che questo richiede una serie di passaggi che non siamo a spiegare, ma insomma che sono abbastanza lunghi e quindi la tempistica non dipende ovviamente solamente da me. Penso intanto che abbiamo dato un bel segnale con Monte dei Paschi di Siena, perché noi per anni abbiamo parlato di Monte dei Paschi di Siena come lo Stato italiano che metteva i soldi in Monte dei Paschi di Siena. E bene o male, con la nostra iniziativa, alcune di queste risorse sono rientrate. Lo considero diciamo un bel segnale. Ma ripeto, a partire dal nostro programma l'idea diciamo, con la quale ci muoviamo è questa, cioè dove la presenza dello Stato non è necessaria si può indietreggiare, dove la presenza dello Stato è necessaria lo Stato deve riaffermare la sua presenza e deve controllare quello che è strategico, ma questo non vuol dire non aprirsi anche al mercato. Grazie eh, Giuseppe Marco Trombetta, Giornale Radio. Buongiorno e buon anno Primo Ministro. La chiamo così perché parlerò di riforme istituzionali e costituzionali. Il premierato. Parte di commentatori e le opposizioni temono lo sbilanciamento dei poteri tra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica, in particolare su quest'ultima figura. Le chiedo la posizione. E poi è collegato, l'autonomia differenziata sembra viaggiare su un binario eh, parallelo, la riduzione del divario tra nord e sud sarà garantita. Grazie. Aspetti che me le sto scrivendo, Eh? <ride> Allora, sul tema della riforma costituzionale, guardi, ho già risposto varie volte a questa domanda. Eh, quando io ho presentato la riforma costituzionale e il premierato, la prima cosa che ho detto è che noi avevamo scelto di non toccare i poteri del Presidente della Repubblica e non li tocchiamo. Cioè noi eh, manteniamo intatto il ruolo del Presidente della Repubblica perché, perché è giusto così, penso io, e perché sappiamo che il Presidente della Repubblica in Italia è sempre stata una figura di assoluta garanzia e c'è a maggior ragione bisogno di quella figura di, di assoluta garanzia quando domani ci dovesse essere un governo che ha un, un, un primo ministro eletto dire direttamente. Io non vedo in cosa l'elezione diretta del capo del governo significhi togliere potere al capo dello Stato, soprattutto se noi abbiamo scientificamente scelto di non toccare i poteri del capo dello Stato. Si crea, secondo me, un equilibrio che è eh, assolutamente eh, diciamo che, che, che è un buon equilibrio si rafforza la stabilità dei governi e non vedo anche qui come questo potrebbe ledere le prerogative del capo dello Stato perché oggettivamente in Italia abbiamo avuto un problema di stabilità dei governi abbiamo anche avuto un problema di governi che non rispondevano a nessuno cioè che venivano smontati e rimontati all'interno del palazzo senza mai chiedere agli italiani che cosa ne pensassero, che non vuol dire semplicemente la persona, vuol dire il programma. Cioè in tutta la scorsa legislatura sono stati realizzati programmi che non erano stati votati da nessuno. Mi si può dire diciamo, in che cosa si sostanzia la democrazia rappresentativa? La democrazia rappresentativa si sostanzia nel voto per te perché tu possa fare questo in mia vece. Ma se manca questo passaggio temo che ci sia un problema che noi abbiamo visto molte volte. Quindi che cosa stiamo cercando di fare noi? Stiamo cercando di fare una riforma che mantenendo gli equilibri, mantenendo le garanzie, mantenendo il ruolo del capo dello Stato consenta ai governi domani intanto di avere diciamo, ragionevolmente la possibilità di durare cinque anni perché noi abbiamo pagato la nostra instabilità pesantemente. L'abbiamo pagata in tema di credibilità internazionale, l'abbiamo pagata in tema di diciamo, visione e strategia, perché non ereditiamo il, più pesante, diciamo, il, il pesantissimo debito pubblico che abbiamo per qualche ragione, lo ereditiamo perché chiaramente quando ci sono dei governi che hanno un orizzonte breve, quei governi tenderanno per esempio a privilegiare la spesa pubblica rispetto, investi, rispetto agli investimenti, perché? perché i risultati degli investimenti si vedono più tardi di quelli che offre la spesa pubblica. Ma ha significato anche la debolezza della politica rispetto a una serie? Di altri no, c'è cioè, eh, al tema, per esempio, sul tema economico, la incapacità di dare risposte sulla questione degli investimenti, di fare riforme di lungo respiro. Cioè, Noi lo abbiamo pagato. Ora io potrei non pormi il problema perché...